Tanto tempo fa, una pacifica tribù di scimmie cercò di scampare a un terribile terremoto. Alcune si arrampicarono sulle cime degli alberi, altre si aggrapparono alle radici finché non cessò l'inondazione dopo il terremoto. E così la tribù si divise in due gruppi, separati dal tempo, dall'ignoranza e dalla superstizione. Coraggio, salta! Dai, fallo! Non possiamo aspettare tutto il giorno. Fatti coraggio, prima o poi dovrai pure imparare. Uno, due, tre, via! Mancato! Continua a provarci, vecchio mio, forse un giorno ci riuscirai. Da 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 da. Adesso basta! Così hai voluto di nuovo metterti in mostra. E allora? A te cosa importa? Smettetela, ragazzi. Oggi Corconac terrà un insegnamento. Invece di litigare, perché non andate ad ascoltarlo? Così vi insegnerà le buone maniere. Per te, mamma, farei questo e altro. No, io non voglio andarci, mamma. L'ultima volta Com mi ha messo in imbarazzo davanti a tutti quanti. D'accordo, questa volta cercherò di comportarmi bene, ma non posso prometterlo. Corconac è talmente rimbambito. Vieni, andiamo. State attenti! Sono davvero inseparabili. Vieni, fratellone! Dai, prendimi! Riesci a fare questo? Avanti, sei più lento di una lumaca! Grazie per il passaggio, fratello! Dai, sbrigati! Perché sei così lento? Andiamo! Sono più veloce di te. Beh, allora dovrai restare a casa con mamma mentre io mi diverto con le ragazze. Fate silenzio. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Avete pronunciato il grido di accettazione della grande verità, che tutto ciò che è bene è quassù. Bene, 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 bene. E che tutto ciò che è male è laggiù. Male! 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 Eppure perché alcuni di voi rischiano ancora di cadere in quel mondo terribile che c'è lì sotto? O peggio, perché alcuni di voi scendono dagli alberi per non farsi più vedere, eh? Sappiate che potete sempre scegliere. Tutto ciò che esiste nell'universo ha due facce. Osservate quei fiori blu laggiù.
Quando i petali cadono, si trasformano in una polvere velenosa e se viene ingerita paralizza tutti i nostri sensi. Male! Uffa, che barba! Chiudi il becco, fratello! L'antidoto è il profumo dei fiori vivi. Bene! Bene! Il mondo è esattamente come quei fiori blu. Quassù sono innocui, ma laggiù sono velenosi. Restate a casa! Questo è il paese dei Wonkos. Non dovete mai cadere. Maestro Korkonak, io avrei una domanda. Una domanda. Non esistono domande. Come fa a sapere che laggiù è così brutto? Nessuno è mai più ritornato quassù. Com, sta zitto! Ho detto che non esistono domande! Significa che posso anche trovare una risposta da solo? Un giorno io ci andrò laggiù. Avete sentito? Voglio scoprirlo di persona. Io devo farlo. Non lo conoscete il detto? Quello che va su deve tornare giù. Sono cose che sanno anche i più stupidi. Ma perché non chiudi quella boccaccia? Korkonak dice che dobbiamo vivere timorosi come gli scoiattoli. E perché? Perché non dovremmo scendere laggiù dove i rami sono molto più robusti? Chissà, magari potrebbe anche essere divertente. Divertente? Ah! Sono sicuro che lo troveresti talmente divertente che moriresti di paura. Ora te lo ricorderò io, sciocco ragazzino. Cosa c'è laggiù? Ecco com'è. Un luogo pieno di paura e sofferenza. Laggiù tutto è male. Quassù invece tutto è bene! Ecco cosa ti aspetta se non ascolterai e imparerai! Ya ya ya! Ya ya ya! Ricordate e temete sempre la verità! Ora tornate a casa e reggetevi forte ai rami! Sai una cosa, Gavin? Le storie di quel vecchio ciclope non mi fanno paura! Dai, non chiamarlo così! Non è colpa sua se ha un occhio solo! Già, e non è neanche colpa sua se è un bugiardo. Scommetto che si inventa tutto come gli pare e piace. Vuoi farla finita o no, Com? Su, andiamo. Piove a dirotto. Visto che ha un occhio solo, suppongo che veda la metà di quello che succede laggiù. Scherzavo. Come quella storia dei fiori blu velenosi. Sono tutte sciocchezze. Ehi, Gavin, guarda laggiù. Le vedi quelle luci? E poi dici che è Korkonak che si inventa tutto. Tu aspettami qui, io scendo un attimo a vedere. Ma sei impazzito? Che stai facendo? No, non andare! Go! Cavalchiamo da molto. Ormai dovremmo essere. È vero, Lionel. La nostra amica non deve essere più molto lontana. Inoltriamoci ancora un po'. Maestà! No! Lascia fare a me! Forza! Seguitemi! Avanti! Dai! Go! Hey!
fatto, tigre! Ben fatto, amica mia! Questa volta vi ha quasi ucciso. Già! È davvero una degna avversaria. E quel che sarà, sarà. Basta, per oggi è sufficiente. Li senti lassù? Quei maledetti Wonkos. Dicono che ce ne sono migliaia che sono sporchi, pieni di pulci e malattie e che vanno in giro nudi. Un giorno scenderanno tutti insieme e invaderanno il castello. Se sono nudi, sporchi e malati, non dovrebbero costituire una minaccia, non è vero? Maestà! Venite tutti! Guardate! Non penso che questo possa farci del male. Attento! Non ti avvicinare, non si sa mai! Che vuoi che faccia? Tanto è morto, no? No, si è mosso! Sta attento! Potrebbe mordere! Uccidilo! Fermo! Non toccatelo! Ma vostra maestà, è un Wonko! È una vile creatura che viene da lassù! Dobbiamo ucciderlo! Portatelo al castello, in vita. Voglio che le sue ferite vengano curate in modo che il maestro Martin possa esaminarlo. Come desiderate, maestà. Avanti, caricatelo su uno dei nostri cavalli. Il re è impazzito. Io non lo toccherei per tutto l'oro del mondo. E perché no? Non mi dire che hai paura di contagiarti. Ecco fatto. È assolutamente innocuo, almeno spero. Quella terra laggiù, così vicina, eppure così distante. Ha qualcosa di magico. A volte sparisce come un miraggio. Un giorno ti porterò sull'altra sponda, Lionel. È sempre stato il sogno di tutti i Lankos fin dall'inizio dei tempi. Già, da quando gli dei hanno sommerso la nostra terra sotto queste acque maledette. Forse resterà per sempre un sogno, ma che cosa sarebbe la vita senza sogni? Fermo! Non puoi bere quell'acqua! Andiamo! Vostra Altezza, stasera il tramonto è meraviglioso. Vi andrebbe di fare una passeggiata con me nel giardino? Non ti darà mai una risposta. Non c'è più nulla da fare per lei. Non sprecare il tuo tempo inutilmente. Guardi, sta cercando di dire qualcosa. Te lo ripeto ancora una volta, tu sei solo una serva. Sono io che mi prendo cura della principessa Ida. Sparisci! Governante, che cosa è successo? Ha cercato di parlare con la cameriera, signor cancelliere, e se ci riuscisse per noi sarebbero guai. Si assicuri che non lo faccia. Mai. Ecco, le dia ancora un po' di questo. Ecco, principessa. Per essere la figlia di un re... Sei una fanciulla molto obbediente. Maestro Martin! Che c'è? Cosa è successo, Gina? La
principessa ha cercato di parlarmi, ma quella governante, quella brutta strega malvagia, mi ha cacciato dalla sua camera. Sono convinta che se solo potessi occuparmi di lei. Mogina, la povera principessa è molto, molto malata. Neanche i medici riescono a curarla. Come puoi sperare di riuscirci tu? Scoprendo quello che le sta facendo la governante. Io non mi fido di quella vecchia strega cattiva. Avanti, Gina, sei una ragazza ragionevole. Dammi retta, non perdere il tuo tempo con i complotti. E perché no? Perché non è saggio. E questo è il selvaggio che è caduto dagli alberi? Ma loro non se le coprono le orecchie. È una vergogna. A quanto pare no. E neanche le altre parti del corpo. Molto interessante. Lo posso toccare? Certamente, Gina. Non devi credere a tutte quelle sciocchezze che dicono di queste creature. Ha un aspetto piuttosto sano e il suo corpo è simile al nostro. Brava. Le mani, il naso, le orecchie. Probabilmente discendiamo dagli stessi antenati, ma non penso che questo faccia piacere alla gente. Sono mesi che lavoriamo giorno e notte, ma non riesco ancora a capire che cos'è. Ma che diavolo sta succedendo al castello? Ve lo dico io cos'è. È un maledetto santuario per bestie selvatiche. Il re è troppo buono e delicato, come la salute di sua figlia. Attenti a quello che dite, ragazzi. Qui c'è sempre qualcuno che fa la spia. Già, e in genere sempre c'era l'imbecille, quel maledetto amico del cuore del cancelliere. Il cancelliere non mi sta molto simpatico. Però il regno crollerebbe senza di lui. Allora, hai scoperto che cosa stanno costruendo? Beh, gli operai stessi ancora non lo sanno, però sono riuscito a scoprire una cosa. Il re ha portato al castello un wonko selvaggio che mi auguro mi concederete l'onore di uccidere a tempo debito, signore. Idiota, cretino, imbecille! Questo lo so già, non hai nient'altro da dirmi. Mi spieghi come sei riuscito a ottenere quella medaglia? Cos'è? Un premio per essere la scimmia più stupida del regno? Continua a informarti. Io devo sapere cosa sta costruendo il re. Qual è il suo ultimo capriccio? E se vuoi, elimina pure quell'essere selvaggio. Oh, vi ringrazio, mio signore. Vi ringrazio infinitamente. Non lo sopporto quando quello sciocco di sua maestà si rifiuta di condividere i suoi sogni con me. Sì, sono tutti futili. Ma forse uno di questi... Forse proprio quell'orribile colosso lo aiuterà a riconquistare il favore del popolo e questa sarebbe la mia completa rovina. Un demone, aiuto! Finalmente ti sei svegliato. Ti va un po' di minestra? Un demone femmina? Coraggio, sconosciuto, mangia la tua minestra! Non aver paura, non voglio farti del male. Oh no, scendi giù da lì. Non riesci a capirmi, vero? Io, amica. Tu, fame. Tu, mangiare minestra. Accipicchia, quanto è carina. No, no, è senz'altro un diavoletto camuffato. Che buona. Davvero squisita. Uffa, che seccatura. E va bene, ti lascio mangiare in pace, sciocca creatura. Fai come ti pare. Tu non riesci proprio a capirmi, non è vero? Accidenti, è la ragazza più carina che abbia mai visto. E io mi comporto come una bestia selvatica. Oh? Ehi, e quello cos'è? Lo state per lì in palazzo! Al lavoro, al lavoro! Eh? Oh, 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 oh. Oh.
non sono demoni. Se solo potessi dirlo a Gavin. Figlio mio, unico figlio rimasto, conosci bene le nostre usanze. Quelli che cadono giù, cadono nel dimenticatoio. Non pensare più a Com e vivi la tua vita. E se non riuscisse a rispondermi, perché? Perché è prigioniero dei demoni. Gavin, ora lui è prigioniero della morte. E che il destino di Com possa essere una lezione per tutti voi. Com credeva di essere furbo. Ma vi assicuro che ora i demoni laggiù lo stanno conciando per le feste. Stai fermo. Si fa vestire senza fare storie. A quanto pare i Wonkos sono una specie che si adatta facilmente. Beh, non sarebbe male se si adattasse anche nel parlare. Potrebbe, per esempio, dire grazie. Grazie, Gina. Perché sei rimasto in silenzio fino ad ora? Volevo essere sicuro che foste scimmie buone. E cosa te lo ha fatto capire? Non lo so, forse l'intuito. Ah, una reazione emotiva piuttosto che logica, intuitiva e non induttiva. No, non direi. E perché no? Beh, perché non ho la minima idea di che cosa significhi. Un naturale ma non sofisticato senso dell'umorismo. E ora passiamo alla tua istruzione. Che cos'è? Una marea di stupidaggini che devi imparare per far piacere ai nobilissimi signori e alle signore del castello. Necessarie soprattutto se vuoi essere presentato al re. Che cos'è un re? È stato il re a salvarti dalla giungla. Sì, io voglio imparare! Insegnare è nutrire, imparare, digerire il cervello, un'altra pancia devi dargli da mangiare, butta giù la geometria, storia antica e geografia, bere il succo di ogni libro fa un gran bene. Imparerai, imparerai, ti assimila, ti assimila, più non dimentica. Devi essere educato per amare, un giorno a corte soffia il naso, si garbato, toccherai le corde giuste, niente birra, ma li cuori, lascia perdere i buffoni, le flore, che mai tu non mostrarle, mai! Assimila, assimila, è la prima regola. Assimilare che vuol dire, quando mai potrò capir? Assimi che parola è, ma più semplice non c'è. Hai davvero il gran vantaggio del buon senso del selvaggio, cominciando la biologia e poi psicologia. Devi essere corretto, comportati in modo giusto, chi è modesto qui da noi le orecchie non le mostra mai. Assimila, assimila è la prima regola. Una stella il sole è, che ci riscalda tutti e tre. Questo mondo non è piatto, è un pallone duro e grosso. Leggi qui, leggi là, impara tutto, ben ti fa. Sotto un greco ed un latino, tu li impari in un baleno. E brillante come sei, un buon lanco tu sarai. Impara dai, impara dai. La prima regola ti assimila, ti assimila, più non dimentica. Dunque, questa è la biblioteca nella quale ci troviamo ora. I camerieri, le guardie, i cuochi e tutto il personale abitano qua sotto. I piani più alti sono riservati alle scimmie più importanti. I cortigiani, il consiglio dei tre saggi e così via. A te non è permesso andare lassù. E in cima alla torre si trovano gli alloggi del re. Come si fa a sapere quali sono le scimmie più importanti? Dipende dal piano in cui abitano. Ah, allora noi Wonkos siamo più importanti di voi perché viviamo in cima agli alberi. Bella domanda, Com. Chiaramente le stelle sono molto più piccole della nostra Terra. Ma potrebbero anche essere più grandi. Forse ci appaiono così piccole solo perché sono così distanti. A questo non avevo pensato. Ai! Il mio piede! Questa è la cisterna d'acqua potabile. Potabile? No, no, Com. Quell'acqua è maledetta. Non possiamo né toccarla né berla, possiamo solo usare l'acqua piovana. Non ci si può nemmeno fare il bagno. Assolutamente. È anche proibito imparare a nuotare. Alcuni dicono che questa sia una punizione degli dèi. Altri invece sostengono che sotto la superficie ci sia un grande mostro. E se lo svegliamo mangerà il castello in un solo boccone. Korkonak diceva le stesse idiozie. Non crederete mica a tutto quello che vi raccontano? Eh? E quell'affare che cos'è? Si chiama labirinto, è una specie di gioco che consiste nell'andare da lì fino a laggiù. Ah, roba da bambini! Stia a vedere!
E finalmente il piccolo primitivo si è allontanato dal suo guardiano. Ora mi nascondo nel labirinto e lo acchiappo. No, non così! Guarda, hai fatto disperare il giardiniere. Hai rovinato la siepe che ha potato con tanta fatica. Devi cercare la via d'uscita seguendo il percorso. E a che cosa serve? Questa attività si chiama sport ed è uno dei pilastri della civiltà. Il piacere sta nel praticarlo. Cosa? Senza uno scopo preciso? Lo scopo è proprio quello di mostrare che non serve. Ma è roba da matti. Comunque non deve essere così difficile. Ehi, maestro Martin! Ce l'ho fatta! Ho fatto una cosa inutile! Questo significa che ora sono istruito? Dannazione! Non c'è nessuno che potrebbe darmi una mappa! Che scemo! Mi hai spaventato! Sta attenta! A questa tigre piacciono le bistecche di scimmia! Dai, smettila, Cobb! Così ti sporcherai tutti i vestiti! Guarda, quelle mele sembrano mature. Prendiamone un po'. Lascia stare, non sai neanche arrampicarti. Allora insegnamelo. Attenta, Gina, non guardare giù. Dai, dammi la mano. Forza, ci sei quasi. Ce l'ho fatta! Ho imparato ad arrampicarmi! Adesso posso muovermi in mezzo agli alberi come te. Accidenti, spero che non ci abbia visto nessuno. Perché? Perché io sono una Lanco e noi non possiamo comportarci come scimmie primitive. Oh, e io allora che cosa dovrei dire? Ma tu non sei un primitivo. Sei un selvaggio. Il mio piccolo selvaggio. Prima o poi lo prenderò. Quell'orribile demone maledetto lo scotenderò come una bestia. Ecco che cosa farò. Lo appenderò a testa in giù dal lampadario. E gli taglierò le orecchie e poi le farò a pezzettini. Sì. Sono io. Devo fare piano. Mescola e fondi, vino e pericolo, fuoco rovente, fiamma che brucia. Mescola i fondi. Signor cancelliere! Signor cancelliere! Cosa vuoi? Io non ho tempo da perdere con le tue sciocchezze. Quella costruzione a forma di drago serve per camminare sull'acqua. Ma cosa stai borbottando? Guardi che cosa ho trovato nella biblioteca del maestro Martin. Cosa? È impossibile! Lo sai che quell'acqua non si può toccare. Oh, neppure il re oserebbe farlo. Anche se in realtà non c'è da fidarsi nemmeno di lui. Oh mio Dio, ma perché la vita di un traditore deve essere così complicata? È mezzo nudo. Questo è troppo. Ma che diavolo sta facendo il maestro Martin? Vostra maestà e onoratissimi Lancos della corte,
Prima di presentare il giovane Com a questa nobile assemblea, vorrei sottolineare che abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per istruire questa specie di scimmia assai interessante. Allora perché non gli hai insegnato a coprirsi le orecchie? È un oltraggio comparire nudi al cospetto di Sua Maestà il Re. È un oltraggio, ha ragione, un vero oltraggio. Come si può? Scusate, gente, ma non pensavo che questa storia delle orecchie fosse così importante. Mi dica un po', lei perché se le copre? Si vergogna di mostrarle, forse? Vieni qui, Com. Chiedo scusa, Vostra Maestà, ma vedete, ci sono ancora molte cose che deve imparare. Per quanto riguarda i suoi capelli e i suoi vestiti, ammetto che Com sembra ancora avere qualche difficoltà. Ciononostante, in diverse occasioni ho osservato che... Vostra stimata Maestà, nel corso dei miei esperimenti empirici, ovvero esperimenti naturalistici in circostanze diverse... Cosa? Perché hai emesso quel grido? Beh, è un grido di noia, Vostra stirata Maestà. Vedo che anche voi vi siete scocciato a morte di sentire queste mega cavolate intellettuali. Figuratevi quanto lo sono io. Non esistono grida simili nel paese dei Lancos. Sì, me ne ero già accorto. Infatti qui la gente parla troppo e grida troppo poco. Adesso basta, Com. Questo è un classico esempio di comportamento molto diretto che potremmo anche definire primo naturalis dialecta. Dimmi, Com, esiste un grido per richiedere il silenzio? Certamente, Vostra Maestà. Perché la tua gente usa così tante grida diverse? Beh, vedete, Maestà, lassù spesso non abbiamo molto tempo per perderci in chiacchiere. Quando c'è un pericolo bisogna avvisare tutti al più presto. Inoltre le grida esprimono tante altre cose. Come le grida di rabbia. Le grida di paura. Le grida di gioia quando esce il sole. O quando si vede la propria fidanzata. O quando appaiono tutte e due allo stesso tempo. Avete sentito quello che ha detto? È fantastico! Un linguaggio unico nel suo genere che non può sprecare fiato inutilmente. Mostraci altri tipi di grida che usate. E questo grido cosa significa, Com? È il grido d'amore! Complimenti, vi riesce proprio bene, Maestà. Suppongo che la sappiate lunga, eh? E adesso tutti quanti ripetete insieme il grido d'amore. Uno, due e tre. È meraviglioso. È sia divertente che istruttivo. Signor cancelliere, il grido di lealtà. Lo ripeta, coraggio. Certo. Molto bene, signor cancelliere, molto convincente. Oh, devo dirlo subito al cancelliere. È terribile. Signor cancelliere, la principessa è sparita. No, non è sparita. Eccola, no. Non posso credere ai miei occhi. Figlia mia, figlia mia. Padre, se dovesse parlare... Finiremmo per entrare nella storia dalla porta sbagliata. Ascolta, io... Musica! Musica! No, non ancora. Vieni, mia cara. Vieni. Ecco.
Tom, vieni qui, presto! Il re desidera vederti. È lassù, sbrigati! Volevate vedermi, vostra maestà? Ho deciso di nominarti mio giullare. E il compito di un giullare è quello di divertire il suo re. Voglio che tu mi faccia tornare il sorriso sulle labbra. Rendimi di nuovo un uomo felice. Non ti dimenticare che potrei anche rimandarti nella giungla e darti in pasto alla mia amica, la tigre. Non riesco a cancellare dalla mia mente l'immagine del suo dolce volto. Avanti, fammi ridere! Non posso, vostra maestà. Mi dispiace, ma non riesco a fare il buffone così, a comando. Ma io ti darò tutto quello che vuoi. Non c'è proprio nulla che desideri. Vorrei rivedere mio fratello, maestà, e dirgli che sono vivo. Va bene, d'accordo. Io ti riporterò dalla tua gente, Com. Guarda, che ne pensi? Che cos'è? Questa è la mia macchina volante. Volante? No. Coraggio, sali. Reggiti forte. Non devi avere paura. Adesso faremo un volo di prova. Ehi, ma è pericoloso! Altro che! Però è così divertente, eh? Attenti! Hai visto? Abbiamo volato proprio come gli uccelli, non è vero? Io non ho visto niente. Io non ho sentito niente. Io non dico niente. Bella festa, vero tesoro? Ma che onore. Eccolo qui, il giullare del re. Vedo che ti sei finalmente ricordato che esisto. Sono più di 3 giorni che non ti vedo. Beh, intrattenere il re non è un'impresa da poco. Non vedi quanto si annoia senza di me? Che c'è? Non ti sei ancora accorto di quanto la gente ti odia? È impossibile, tesoro. Io li faccio ridere. E comunque, finché c'è il re non avrò problemi. E se dovesse stancarsi di te? Ah, non preoccuparti, piccola. Conosco un sacco di trucchi. Dai, vieni, andiamo a ballare. Io sono una serva, non ricordi? Non mi è consentito ballare. Ma è pura follia. Certo che avete delle leggi molto strane qui. Allora, che vogliamo fare? Ho una gran voglia di divertirmi. Allora divertiti pure, ma senza di me. Ah, ecco il mio giullare, guardate, volteggia nel blu senza mai cadere giù. Posso rubargliela un attimo? Grazie. Fai quello che deve essere fatto. Esce del fumo! Ma che succede? Questa! Guardate! C'è un incendio! Che cosa? Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco!
arrivando! Questi, ancora nel vino! Presto, sbrighiamoci! Sono completamente impazziti. Non riusciranno mai a spegnere le fiamme con il vino. Serve dell'acqua, e molta. L'acqua del lago. Non dirlo mai più, Com. Per un lanco, toccare quell'acqua è più grave dell'incendio stesso. Se non potete usare l'acqua, prendete dei rami e cercate di soffocare il fuoco. Presto, più veloce! Permesso, maestà. Vattene! Non voglio vedere nessuno. Ti ha spaventato, eh? Non sei più la mia amica. Non vedi che ho da fare? Attenta che adesso ti prendo! Basta! Smettila! Io non ho voglia di giocare con te. Ehi, ma... Lasciami in pace! Ma Gina, che ti prende? Vuoi che continui a fare il selvaggio? Sì, lo preferirei. Piuttosto che cercare di essere come quei babbuini imparruccati della corte e le loro frivole donnicciole. Lo sai cosa sei, Gina? Sei gelosa. Gelosa? Io? E di chi? Piccolo Wonko caduto da un albero che crede di essere chissà chi e non capisce una sola parola di quello che gli si dice. Gina, torna indietro! Vattene via! E torna nella tua sporca giungla! Ma Gina! Non voglio vederti mai più! Io ti amo, Gina. Ti amo. Perché ho lasciato il mio mondo, com'era dolce e senza inganni. Qui cosa sono, chi può aiutarmi? Fra questi pazzi, chi mi capirà e un po' mi amerà? Quale sarà il posto mio? Fra la mia gente ho truccato come un clown. Devo sapere, la vita ruba il tempo, ma sì, lo so, io sarò per sempre un Wonko. Io volerò, libero andrò, ma con il cuore sarò lassù. Chi è?
La governante. Che sta facendo? Volerò, libero andrò, ma con il cuore sarò lassù. Che cosa stai facendo? Avverti la tua famiglia che stai tornando da loro? Vedete, non proprio. Stai tranquillo, Com. Non sei un prigioniero. Sei libero di tornare a casa tua, ma sappi che mi mancherai. Non preoccupatevi, maestà. Ho cambiato idea. Ho deciso di restare con voi ancora un po'. Mi fa molto piacere. Cosa farei senza il mio giullare? Perché siete qui a quest'ora della notte? Non riuscite a dormire? La mia vita è un disastro. Mia figlia è malata. Il mio sogno più grande si è ridotto in fumo. E sono stanco di subire congiure, invidie. Vedi, il mio popolo è debole, indolente. Ha bisogno di un ideale che possa ridargli la sua dignità. Ah, capisco. C'è qualcosa che non va nel paese dei Lancos. Non ricordo più dove l'ho letto. Ma pensandoci bene, mi chiedo a cosa servono tutti quei ciambellani, quei cortigiani, quelle serve e quelle signore al servizio. Secondo me le cose vengono gestite senza capo né coda. Può darsi che tu abbia ragione, Com. Ma dimmi, tu che cosa ne sai di politica? Beh, se la politica ha a che fare con la gestione, allora penso che i Wonkos siano esperti in materia. Noi facciamo semplicemente quello che va fatto. Voi invece, accidenti, voi fate attenzione a non sprecare neanche una goccia d'acqua piovana, mentre potreste utilizzare l'acqua di un immenso lago. È vietato arrampicarsi sugli alberi. Vi piace sfoggiare i vostri abiti, ma vi vergognate di mostrare le orecchie. Credo che la vostra amica Tigre sarebbe un politico più abile di tutti voi messi insieme. Andiamo. Altrimenti rischierete di prendervi un raffreddore. Popolo dei Lancos, ascoltate. Disgustati dal miserabile scenario nel quale siamo immersi in questo punto ignobile della nostra storia, gli dei ci hanno mandato questa premonizione, questa bianca e gelida coltre che cade dal cielo su di noi. Eppure il re continua a dilettarsi col suo alieno preferito con spensieratezza, mostrando la sua irresponsabilità nei confronti del popolo e la sua riluttanza a pentirlo. Oh, popolo dei Lancos, potete ancora considerare quest'uomo che si inebria di vino, che si perde in frivolezze, questo eccentrico pericoloso come vostro re? No, non possiamo, no! Allora ecco la vostra risposta. Il Consiglio dei Saggi ha redatto questa unanime richiesta per l'abdicazione del re. Ah, urrà! Lunga vita! A chi? Chi ci governerà? Chi ci dirà cosa fare e come distinguere il bene dal male? Beh, sua figlia, naturalmente. Sì! Sua figlia? Secondo la nostra legge, la principessa Ida è la legittima erede nel caso in cui suo padre dovesse abbandonare il trono. Tuttavia, poiché attualmente è affetta da una grave malattia e poiché io sono il gran cancelliere, questa stessa legge stabilisce che sarò io a governare al posto suo. Naturalmente solo per il momento.
c'è, mio giullare? Ehi, maestà, guardate un po'. State attento, maestà. Questa roba è molto scivolosa. È straordinario. Non avevo mai visto una cosa del genere. Hai idea di che cosa sia? Ci è capitato già un paio di volte lassù nel mio paese. La chiamiamo neve. Arrivo! Oh, oh! Coraggio, maestà! Bravo! Popolo dei Lampos, udite, è arrivata per voi una grande opportunità. Alcuni vi diranno che gli dei del lago vogliono punirci, ma se così fosse, avrebbero distrutto il nostro castello e annientato il vostro re. E invece hanno coperto queste acque maledette con uno strato di roccia luccicante che ci consente di attraversarle. La terra dei nostri sogni è ora a portata di mano! E io vi guiderò verso un mondo, un impero nuovo! Questo sarà il nostro nuovo regno! Sviluppato piani, ordito congiure, reclutato alleati per far sembrare sua isterica altezza indegno di regnare, sua figlia incapace di diventare la sua erede. Ho aspettato la mia occasione per anni in attesa del momento giusto. E invece che cosa succede? Il momento giusto è arrivato. Ma per il re! Adesso diventerà il più famoso eroe della nostra storia! Cosa? Beh, ora neanche un terremoto riuscirebbe a smuoverlo dal trono! Parisci! Ora va meglio. Stai attento là fuori. Perché? Pensavo che non ti importasse più di cosa sarebbe successo a un piccolo selvaggio insignificante caduto da un albero. Dai, smettila. Lo sai cosa provo per te, Com. E se sapessimo cantare, a questo punto dovremmo intonare un duetto d'amore. Oh, mia piccola Gina. Oh, no! Cos'è? Mio signore! Signor cancelliere! Il re sta andando incontro al pericolo! Deve essere fermato! Venga a vedere! Le assicuro che non mi sbaglio! Il ghiaccio sul quale viaggia la spedizione non durerà a lungo, mio signore! Presto si scioglierà! Cosa intende con si scioglierà? Il ghiaccio, mio signore! Tutto il ghiaccio diventerà così, diventerà acqua. Per il re e l'esercito sarà la fine. Ha fatto bene a dirmelo. Ma ormai è troppo tardi. Ora saranno già molto distanti. È un grande dispiacere, non è vero, mio caro maestro Martin?
rinfrescante. Oggi il suo cervello ha dimostrato di essere più utile che mai. Mio signore, vi prego, aspettate ancora un po'. Potrebbe essere troppo presto per festeggiare. No, questo momento appartiene soltanto a me. Lasciami in pace. Aiuto! Cosa? Attenti! Aiuto! Il ghiaccio si sta rompendo! Io raggiungo il re! Via, via, via tutti! La povera gente. Ehi, sono qui! Aiuta Lionel, salvalo! Arrivo, Lionel! Lionel, tirami fuori! Aiutami, Com! Sta tranquillo, ce la farai! Aggrappati a me, il mio cavallo! Troppo lontano. Mia figlia! È scomparso. Cosa possiamo fare, Com? Niente, niente. Ormai è finita. Metti via quella scodella e sparisci. Sarò re, sarò re, sarò re. Farò tutto per bene per me. Imbrogliar, dir bugie, confidar nelle spie. Sarò fiero di me, sarò re. Voglio il trono, quel trono, quel trono. La corona e lo scettro avrò in mano. Parlantina ne ho, energia ancor di più. Pugnalare so anch'io ogni nemico mio. Sarò re, ma che amor, che dolcezza per me. E arrivare sul monte, essere grande, potente. Che pensiero eccitante, essere re! Ogni tiranno al mio confronte un nano. E Ivan il terribile è solo un cagnolino. Più di Riccardo III sarò duro e perverso. Sarò re, sarò re, sarò re. Torna indietro, piccola peste! Governante, la fermi! Prendetela!
Forza, prendiamola! Seguitemi, venite! Da questa parte, da questa parte! Da quella parte! Già, da quella parte! Mi sbaglio sempre! Da quella parte, da quella parte, venite! Maestro Martin, mi aiuti! Il cancelliere Sebastian è impazzito! Sì, lo so, lo so. Da questa parte! Eccola lì, quella piccola peste! Presto, prendiamola! Fermati! Fermati! Ce l'abbiamo quasi fatta. Non ti arrendere. Com? Sei tu? Com? State bene? Dove sono gli altri? Gina, siamo gli unici sopravvissuti. Non riesco ancora a crederci. Il re e gli altri sono tutti morti. L'ho pensato anch'io quando ho visto Sebastian che si provava la corona del re. Dobbiamo trovare la principessa prima che sia troppo tardi. Avanti, sbrighiamoci. Sventura è l'unico sopravvissuto alla catastrofe perché possiede i poteri della magia nera. Si prende gioco del nostro lutto. Oh no, l'hanno portata via. Cos'è questo? Sicuramente non è la minestra che le ho preparato io. Deve essere la sostanza che usano per avvelenarla. Aspetta un momento, credo di aver capito. Ma certo, nella foresta ho visto la governante raccogliere dei petali. Non capisco. Io conosco questi fiori. Ah, perché non ci ho pensato prima? Avanti, Con, stanno arrivando. Mi spieghi che vuoi dire? Esiste un modo per curare la principessa. Il mondo è come quei fiori blu. Quassù sono innocui, ma laggiù sono velenosi. Certo. Ascolta, io so dove trovare l'antidoto. Tu e Lionel cercate la principessa e prendetevi cura di lei, d'accordo? D'accordo, ma fai in fretta. Prendetelo! Ora non mi sfuggirai! Guardate, sta scappando! È incredibile! Sì! Devono essere lassù da qualche parte. Dunque, vediamo un po'. Questa è la voce di Con. Gavin, sbrigati! Con! Sì! Gavin! Finalmente! Sei tu! Sei veramente tu! Lo sapevo che eri ancora vivo. E la mamma? Come sta? La mamma pensava che tu fossi morto. Ma è incredibile.
perché un istante fa ha come sentito che eri ritornato. Ehi, ma che cos'è questa roba? Si chiamano vestiti. Ascolta, ti spiegherò dopo. Cosa? Non vieni a casa adesso? No, Gavin, ti racconterò tutto più tardi. Di' soltanto alla mamma che sono vivo, sono tornato e che sto bene. Non ti caccerai in qualche guaio, vero? Ehi, non sono mica stupido, fratello. Torna presto, Com! Ora la principessa non serve più a nulla. Ho messo tutto il veleno nella pozione. Sarà un gran dolore per il popolo. No, non credo, mia cara. Il popolo adora i funerali pomposi. Annuncerò la triste notizia dopo essere stato incoronato. Gina sta spiando! Gina sta spiando! Quando la finirà quello stupido uccello di raccontare fesserie? Per l'ultima volta bevi, mia cara. Su, bevi, tesoro. Ecco, brava. Così, cara governante. Fino all'ultima goccia. Non morirà, vero? Credo di no. È robusta come una tigre. Però, almeno per un po' di tempo, sarà costretta a fare la brutta addormentata e non ci darà fastidio. Ora dobbiamo solo sperare che Com abbia trovato quello che cercava e che torni al castello in tempo. Bugiardo, avvoltoio, traditore! E ancora quel demone! Arrestatelo una volta per tutte! Fermi! Com ha ragione, Sebastian. Sei un traditore. Ma il tuo piano è fallito. Grazie a Gina e al suo amico Com. Annuncio al popolo dei Lancos che sono guarita e pronta a governare. State indietro! Uno, due, tre, via! Nel labirinto no, bambina! No! Non capita, non capita! Ora che ho riacquistato la ragione, voglio che la ragione governi i Lancos. Sono a conoscenza di tutto quello che è successo qui. E ho avuto modo di decidere cosa deve essere fatto. Innanzitutto dobbiamo abbandonare l'idea che dall'altra parte del lago ci sia un mondo migliore. È qui, su questa sponda che si trova il paese delle scimmie. Ed è questo paese che dobbiamo migliorare. Cancellando per sempre l'ignoranza e la superstizione. Una volta temevamo i Wonkos. Tuttavia è grazie al coraggio di uno di loro che sono ancora viva. I Wonkos e i Lancos hanno una cosa in comune, la loro discendenza. È soltanto il tempo che ci ha divisi. Ma ora dobbiamo venirci incontro e cercare di conoscerci meglio, per il bene di tutte le scimmie. Avete pronunciato il grido di accettazione della grande verità, che tutto ciò che è quassù è bene
e che tutto ciò che è laggiù è male. Guardate! Silenzio, branco di monelli maleducati buoni a nulla! Ma che sta succedendo? Come vi permettete? Non ho ancora finito di parlare! Tornate indietro! Guarda, guarda, è tornato! Tom è tornato! È lui! Sì, è Tom! È tornato a casa. One very special moment can turn a destiny, and what some would say could never change is changed for you and me. 'Cause it's all in the way you look through your eyes. Sometimes it's necessary. Just look how far we've come. You can see, my friend, that it's the end, or a new tale has begun. But it's all in the way you look through your eyes. And when all is said and done, just open your eyes.